io ritengo che un'amministrazione pubblica abbia anche il dovere di impegnarsi per valorizzare i propri beni. Ecco dunque che abbiamo costruito il progetto di un polo del contemporaneo che avrà nel PAN, nel Palazzo delle Arti di Napoli, il proprio epicentro, la cui vocazione sarà radicalmente ridefinita e ridisegnata e diventerà il primo museo dell'immagine a livello internazionale. L'arte del nostro tempo in dialogo con le forme della tradizione. È stato presentato questa mattina al PAN il progetto Napoli Contemporanea, un articolato programma di installazioni ed esposizioni collocate in diversi luoghi della città, ideato dal critico d'arte Vincenzo Trione. Il PAN sarà da settembre, verrà chiuso per lavori strutturali fino all'autunno dell'anno prossimo. Al tempo stesso però vogliamo dare dei segni immediati. Ecco dunque che abbiamo costruito e oggi abbiamo presentato un progetto che si chiama Open, l'arte in centro, nel quale abbiamo invitato alcuni artisti, in particolare tre di grande rilievo, che sono Antonio Marras, Michelangelo Pistoletto e Gaetano Pesce, a realizzare ad hoc per Napoli delle installazioni in luoghi pubblici. In luoghi pubblici in modo che l'arte possa ritornare ad essere un'occasione di coinvolgimento per l'intera comunità. Nei lavori della sezione Open Arte in Centro saranno coinvolti gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di San Pietro a Maiella. Altri spazi della città, come il Maschio Angioino, la Casina Pompeiana e la Chiesa di San Severo al Pendino, accoglieranno opere di artisti contemporanei. Quali sono i principi cardini di questa programmazione? In primo luogo la definizione della vocazione dei luoghi dell'arte. Prima, diciamo, si facevano tante cose nei siti senza determinare quali fossero le vere e proprie vocazioni per ciascuno di questi siti, ed è una cosa che abbiamo definito. Secondo profilo è lavorare sulle infrastrutture dei siti culturali, perché voi sapete meglio di me che per molti anni i siti culturali sono stati abbandonati senza nemmeno la manutenzione ordinaria. Quest'anno per la prima volta abbiamo ripreso a fare la manutenzione ordinaria e tra il 2023 e il 2024 procederemo con i lavori a San Domenico Maggiore, al PAN, al Maschio Angioino e al Castel dell'Ovo. Quindi un lavoro sulle infrastrutture. Terzo punto è quello di portare l'arte in città, quindi non l'arte della città ma l'arte nella città. E quindi, come vedremo anche dal programma di oggi, pensiamo delle installazioni che mettono a contatto più diretto e più vivo la cittadinanza e i turisti con l'arte nella città. E questo contiamo di farlo su tutte le municipalità. Ritorna in città l'arte contemporanea con una serie di installazioni che ci saranno all'aperto in alcuni luoghi importanti, anche riscoperti della città, con una collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, con il Conservatorio, una grande cooperazione istituzionale per riportare dei segni di arte contemporanea nelle strade della città e avviare un discorso, ovviamente in cooperazione con poi quelle che sono le altre istituzioni culturali e museali che abbiamo a Napoli, e riprendere questo filo conduttore che per la contemporaneità di Napoli è molto importante.